Ciao a tutti amici creativi e amiche creative, in questo video vedremo insieme come realizzare questo piccolo guanto da bagno a forma di orsacchiotto. Ho deciso di realizzare una faccia di orsacchiotto perché mi sembra una cosa un pochino più spiritosa visto che è destinato ai bambini. In questo lato abbiamo la parte ruvida che si trova nelle spugne normali. E niente, spero che questo tutorial vi possa piacere e vi sia utile. Adesso vi lascio al tutorial, noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio a tutti, ciao ciao! Con l'uncinetto numero 3,5 e il cotone marroncino avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Arrivati a questo punto, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio e continuiamo lavorando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Arrivati a questo punto, continuiamo con la spirale progressiva classica degli amigurumi. Quindi nel prossimo giro realizzeremo una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro. In quello successivo realizzeremo 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse e un aumento, fino alla fine del giro. Come nello schema scritto che vi lascio nell'immagine successiva. Questo è il risultato seguendo il piccolo schema, quindi abbiamo cominciato con l'anello magico, siamo andate a far crescere sempre di più sino ad arrivare al giro con 5 maglie basse e un aumento per un totale di 42 maglie nel giro e abbiamo ripetuto 42 maglie per 24 giri. Adesso passiamo a realizzare il pollice. Con il cotone marroncino e l'uncinetto numero 3,5 avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio e adesso realizziamo 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 punti nel giro. Terminato questo giro, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 punti. Continuiamo ripetendo 18 maglie basse per i prossimi 14 giri. Prima di tagliare il filo e chiudere il lavoro, appianiamo il nostro lavoro con 4 maglie bassissime. Questo è il risultato ottenuto seguendo lo schema. Andiamo a posizionare le 4 maglie bassissime del pollice in corrispondenza delle 4 maglie bassissime del primo pezzo che abbiamo realizzato e andiamo a segnare l'inizio e la fine con una spilla da balia. Questi 4 punti da una parte e 4 punti dall'altra rimarranno in stallo sino alla fine del lavoro e verranno successivamente cuciti con ago e filo. Con il filo marroncino e l'uncinetto numero 3,5 realizziamo un piccolo cappietto. E ci andiamo ad agganciare nel punto successivo alla fine delle 4 maglie bassissime. Quindi in questo punto qua noi ci infiliamo. E realizziamo una catenella che sostituirà la prima maglia bassa.
continuiamo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante sino all'inizio delle 4 maglie bassissime. Abbiamo realizzato le nostre 38 maglie basse, facciamo una catenella e ci andiamo ad agganciare nella parte del pollice realizzando una maglia bassa. Continuiamo a lavorare una maglia bassa su ogni punto sottostante per un totale di 14 punti. Realizzati anche 14 punti dal pollice, catenella e ci andiamo ad agganciare con una maglia bassissima alla prima maglia bassa. Ricapitolando il procedimento che abbiamo appena effettuato, abbiamo 38 punti catenella, 14 punti catenella e chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Abbiamo un totale complessivo di 52 punti bassi e 2 catenelle. Continuiamo realizzando una catenella che sostituirà la prima maglia bassa e una maglia bassa su ogni punto sottostante per un totale di 38 punti sino ad arrivare alla catenella. E siamo arrivati dove c'è la catenella e facciamo una maglia bassa sulla catenella. Continuiamo con una maglia bassa su ogni punto sottostante anche nella parte del pollice. Realizzati anche i punti del pollice, siamo arrivati al punto della seconda catenella e anche qui realizziamo una maglia bassa. Abbiamo terminato il giro e abbiamo un totale complessivo di 54 punti. Adesso continuiamo facendo una diminuzione per giro per i prossimi 6 giri. La diminuzione dovrà essere fatta sempre all'inizio di ogni singolo giro. Realizzati i 6 giri con una diminuzione per giro, abbiamo un totale di 48 punti. E adesso continuiamo realizzando 48 punti per i prossimi 10 giri. Ecco il guanto terminato. Se l'altezza del guanto non vi sta bene, continuate a lavorare 48 maglie basse fino a quando non raggiungerete l'altezza desiderata. A me sta bene così perché tanto la mia mano è piccolina e quindi è perfetto così. Adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro e passare alla decorazione. Con il filato marroncino avviamo 6 catenelle più 3. Puntiamo l'uncinetto sulla quinta catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e realizziamo una maglia alta. Continuiamo
continuiamo con una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta a fianco, una maglia bassa, ci rimane una sola catenella su cui lavorare e in questa catenella realizziamo 3 maglie basse. Nel punto a fianco realizziamo una maglia bassa, continuiamo con una mezza maglia alta, un'altra mezza maglia alta a fianco e finiamo negli ultimi 2 punti realizzando 2 maglie alte. Quindi una e due. Adesso possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Abbiamo tutte le parti per il nostro guanto orsetto. La parte del guanto, il muso, le orecchie, 2 semicerchi da inserire nelle orecchie, il nasino, 2 ovali per gli occhi, 2 cerchietti bianchi e 2 cerchietti beige sempre per gli occhietti. Adesso passiamo ad assemblare il tutto. Innanzitutto con ago e filo andiamo a chiudere la parte tra il pollice e il guanto che abbiamo lasciato aperto durante la lavorazione.